La regione Basilicata possiede da tempo un file mai divulgato dal titolo La descrizione del profilo di salute delle popolazioni della Val d'Agri attraverso lo studio dei dati sanitari correnti. Dunque un'indagine statistica, quella custodita gelosamente da parte della Regione Basilicata. Sono stati 20 i comuni esaminati dall'Ufficio di Statistica dell'Istituto Superiore di Sanità. Dallo studio si evince che la popolazione della Val d'Agri è colpita sempre più da patologie tumorali. Per quale motivo il documento redatto per volontà della Regione non è stato mai divulgato? Ne discutiamo con il dottor Giorgio Santoriello dell'Associazione Covacontro, il quale dichiara che le istituzioni stanno mentendo sullo stato di salute dei cittadini. Si poteva fare prevenzione tra i cittadini lucani. Ascoltiamo. Guarda Mary, io penso che sia opportuno chiederlo magari in diretta al presidente della regione Basilicata attuale, che è anche un medico, e chiederlo magari anche al presidente precedente, che è attuale sottosegretario alla salute. Analizziamo bene questo documento, giusto per far capire chi insomma ci guarda da casa, ecco, di che cosa si tratta. Certo, allora, questo documento è un'indagine statistica non epidemiologica e appunto documenta che per la Val d'Agri e anche per la Valle del Sauro degna di attenzione è la situazione riguardante le malattie del sistema circolatorio, dell'apparato respiratorio e di quello digerente. E lo stato di salute della popolazione presa in esame, sono circa 43.000 lucani suddivisi in 20 comuni, ha evidenziato, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, un eccesso di mortalità per i tumori maligni allo stomaco, per infarto del miocardio e un eccesso di ospedalizzazione per tutta un'altra serie di patologie, sempre afferenti al sistema respiratorio e all'apparato digerente, nonché per le malattie croniche del fegato. Dei problemi di ospedalizzazione, degli aumenti sono stati riscontrati sempre per problemi afferenti all'apparato respiratorio e a patologie di tipo asmatico anche per la fascia pediatrica, quindi per i bambini. Questo studio è soltanto l'inizio di quello che dovrebbe essere uno studio epidemiologico in senso stretto, quindi più approfondito. Fatto sta che da allora ad oggi nulla di nuovo è ufficialmente è stato fatto. Queste sono indagini che sarebbero dovute partire almeno un decennio fa e non soltanto rese pubbliche nel 2016, perché il file porta la dicitura revisione 2015, però lo studio prende in esame le schede di dimissione ospedaliera tra il 2003 e il 2010, quindi ci sono dei lunghissimi lassi di tempo nei quali bisognerebbe chiedere alle istituzioni competenti in materia perché lo studio non è stato divulgato prima. Non divulgare questo studio implica anche il fatto di non aver fatto prevenzione, che è l'attività primaria a cui è chiamata l'azienda sanitaria locale e tutte le autorità sanitarie di zona. Noi con la nostra associazione, ma anche con tutte le altre associazioni attive sul territorio e anche fuori dalla Basilicata, stiamo cercando di fare sintesi tra tutte queste problematiche per portare a breve in Europa un esposto che denunci tutte le carenze e le omissioni con le relative conseguenze da parte sia della Regione Basilicata e degli organi ad essa strumentali e correlati, ma anche da parte di Roma,